I due professori, episodio 1, la scoperta di un nuovo Pokémon. Salve, professor Oak, mi sente? Ehi, Willow, ganzissimo, come stai, giovanotto? Devi mandarmi qualcuno? Non ho capito mezza parola di quello che mi ha detto, ma non sono qui per inviarle un Pokémon, devo farle vedere una cosa importante. Sicuramente sarà quel ganzissimo di Pikachu, vero? Ma la smetta con questo topo di merda. E di Eevee che mi dice allora? Ma per carità di Dio, devo mandarle solamente un ditto. Ditto? Quel bubblegum rosa? Potrebbe anche far finta di essere felice. Comunque sia, mentre stavo guardando video di gattini, ho visto Ditto trasformarsi in un altro Pokémon ancora. Spero che tu non abbia fumato niente di strano. Guardi questo video. Ma che cos'è? Questa è ingegneria genetica allo stato puro. Davvero? Eppure questo cosino sembra solamente uno slime con sopra un bullone attaccato in testa. Ma dove son finito? Pensi che alla quinta volta che mandavo la solita catena di Sant'Antonio, questi cosini si sono trasformati in dei maledettissimi Ditto. Wow, che cosa incredibile! Un momento, Ganzo. Credo di aver visto questo Pokémon in uno dei miei tanti giornaletti nascosti. Non era un giornaletto hentai, vero? Ovviamente, figliolo. Ma credo si tratti del Pokémon misterioso Meltan. Meltan? Esattamente. Vedi, a pagina 394 possiamo vedere molte cose simili. Wow, ha ragione! Ma che cacchio di schifo è? Ma chissà che tipo di Pokémon è questo maledetto Meltan. Non ne ho la minima idea, ma non vedo l'ora di scoprirlo. Finito i video di gattini, cercherò altre informazioni. Molto bene, bro. Io continuerò a cercare in mezzo ai miei giornaletti per scopi assolutamente scientifici. Sapevo che lei sapeva tutto, vecchio marpione. Dopotutto, lei è in circolazione da 50 anni. A presto, vecchiaccio. No, aspetta, ma... Meltan. Meltan. Che Pokémon brutto. Bene, è ora di andare a finire la mia pizza all'ananas. Nintendo, quando fai fare un doppiaggio, puoi almeno mettere un lip sync adeguato, perché è stato un parto fare questo video. Grazie mille, ti voglio bene.